Buongiorno. Il film di questa conferenza stampa è I'm Still Here ed è con grandissimo piacere che vi presento il regista e produttore Casey Affleck. Cosa ti ha spinto a passare dietro alla macchina da presa? Volevo provare a fare qualcosa di diverso. Da tempo volevo fare il regista, avevo fatto regista di film brevi, corti, piccole cose, cose che non avevo mai mostrato a nessuno. Ma qui invece mi piacevano le persone coinvolte nella storia, mi preoccupavo di loro e ho pensato che il film sarebbe stato interessante, ecco perché ho passato così tanto tempo a tentare di fare questo film e a perseguire quest'idea. Quanto cineasta, certo lei può scrivere la storia, ma visto che parla anche di suo cognato, come può vederlo così, riprodurlo così e che cosa ne pensa di questa anche amicizia con questo cognato? Domanda difficile, ma posso dire che in fin dei conti il film è un ritratto empatico di questa persona e so che è una persona che non si è mai ritratta dalla possibilità di mettere in mostra i suoi vari aspetti che mi ha permesso di vederli e l'ho voluto fare ora perché ho pensato che ora gli dovevo qualche cosa, dovevo qualche cosa a lui e a me stesso e di tentare di farlo il meglio possibile, il più attentamente possibile e cercare appunto di guardarlo con amicizia ma anche con chiarezza il più possibile. Ho risposto alla sua domanda? Sono soltanto un essere umano e quindi do risposte da essere umano. In quanto essere umano non penso che sia meglio, ma quando ho guardato il film, quando ho visto il film, non sento repulsione nei confronti di questa persona. Ho detto è un ritratto empatico, non ho dei sentimenti per lui, lo capisco meglio di quanto non lo conoscessi o lo capissi all'inizio del film o prima di fare il film. Ho affetto per lui. Non penso che sia compromesso dal fatto che mostro questo film al pubblico.